Dalla strada alla cucina. Hanno tra i 17 e i 20 anni gli 8 ragazzi a rischio che si sono diplomati come addetti alla ristorazione grazie a un corso di formazione professionale della Regione Campania. Dopo aver frequentato per 3 anni la Scuola dei Lavori Sociali di Gesco di Napoli con un periodo di formazione on the job nel ristorante Il Poggio, hanno ottenuto una qualifica equiparata a quella degli istituti alberghieri. Potranno dunque lavorare a pieno titolo nell'ambito della ristorazione. Ragazzi che avevano interrotto il proprio percorso formativo classico e quindi non andavano più a scuola e non lavorano. E noi li abbiamo intercettati grazie ad un programma regionale finanziato dalla Regione Campania, programma duale, che ha consentito in 3 anni a 8 di 17 ragazzi di completare il percorso triennale che consente loro di conseguire una qualifica spendibile sul mercato del lavoro. Non ci si può arrendere di fronte al fatto che questi ragazzi non abbiano un'alternativa. Bisogna proporgliene una al giorno di alternative se le prime non fossero state sufficienti. Perché? Perché altrimenti poi la vera alternativa è la strada per loro. E poi c'è poco di che lamentarsi del fatto che cresce la violenza tra i minori se la parte adulta di questa società non è in grado di offrire loro delle alternative concrete, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista lavorativo, perché adesso la successiva sfida è esattamente questa, insomma. E io penso che questo percorso sia alternativo e competitivo rispetto al reddito di cittadinanza, ma che non si sostenesse più che questi ragazzi non hanno alcuna disponibilità avviarsi un'esperienza lavorativa. Occorre che le esperienze lavorative siano dignitose. Dobbiamo dare una scuola efficiente, con tempo pieno, con la possibilità di frequentare laboratori, di scoprire i talenti, i nostri ragazzi ne hanno tante, perché la scuola deve essere un investimento nel capitale umano, perché il progresso economico deve essere innanzitutto progresso sociale, progresso umano. E quindi la Regione con la formazione professionale dà una mano ai ragazzi perché ritrovino la propria strada, quindi con dei corsi di duale, con dei corsi di FP, FTS, ITS, in modo che i ragazzi, anche quelli che non hanno avuto un felice esito scolastico, possano ritornare sui propri passi, scoprire nuovi talenti, nuove competenze che li portino all'occupabilità, quindi al lavoro, e anche, se vogliono, siccome la formazione che hanno avuto è di qualità, ritornare anche nel sistema dell'istruzione. 3 anni di formazione con tanti ragazzi difficili, tanti ragazzi della periferia segnalati dai servizi sociali, ragazzi messi alla prova, ragazzi che chiaramente venivano da contesti abitativi e sociali molto molto disagiati. Sono stati 3 anni complicati, ma per noi oggi è un grande momento, un grande giorno. Le difficoltà non sono mancate, in considerazione soprattutto del periodo che stiamo vivendo, dove i ragazzi sono stati chiaramente costretti a casa in isolamento e hanno dovuto, come tutti i giovani in questo periodo, svolgere le loro attività in FAD, in considerazione del fatto che chiaramente non avevano internet, non avevano i supporti informatici, non avevano le possibilità economiche che potrebbero avere qualsiasi altro giovane alla loro età. Li abbiamo aiutati, li abbiamo supportati, li abbiamo seguiti, non li abbiamo abbandonati.